com'è bella. Com'è bella. Una donna splendida. Mi è piaciuta subito. No, non è molto che ci conosciamo. E stasera lei è qui, a casa mia. Che emozione. Non so da che parte cominciare. Le faccio... sono molto contento che tu sia salita un attimo. Non l'avrei mai sperato. No, non fraintendermi. Con una donna come te non lo farei mai. Cioè sì, lo farei. Cioè che casino. Insomma, non siamo qui per questo, ecco. Siediti. Ho del whisky. Ne vuoi un po'? E lei... No, voglio fare l'amore con te. Come? Cosa hai detto? Sì, ripete tranquilla, voglio fare l'amore con te. Avevo capito bene. E la Madonna, una meraviglia, un miracolo. Bisogna afferrarli al volo i miracoli. Mica te lo chiedono due volte. Non le do neanche il tempo di finire la frase. La prendo tra le braccia, la stringo fortissimo. Sono troppo eccitato. La trascino in camera, mi slaccio la camicia, mi tolgo le scarpe, i pantaloni, le muta. Oddio, non sono pronto. Eppure mi piace da impazzire. Come mai? No, ragazzi, non facciamo scherzi proprio stasera. Non mi succede mai. Comunque le mutande le tengo. Lei è già sotto il lenzuolo. Chissà se è completamente nuda. Speriamo di no. Un po' di seta a volte aiuta. Mi sdraio vicino a lei e prendo tempo. Silenzio. Cerco di comunicarle quanto sia emozionante l'attimo in cui non è ancora successo niente. Le faccio il sabato del villaggio. E lei, caro. Ma come caro? Siamo già al caro. Per loro è facile. Sono subito pronto. Io invece che faccio? Certo, la strada della tenerezza, che è proprio quella che a un certo punto... Sì, mi piace, mi dà fiducia. Basta non preoccuparsi. Con calma, con calma. La carezza esplorandola dolcemente in ogni punto del corpo. La pelle è sottile. Poi premo leggermente, con sensibilità lenta, lentissima, orientale. Niente, l'oriente non mi aiuta. Sono disperato. Provo a buttarmi su di lei con ardore. Il resto verrà da sé. Ma sì, è bellissima, lo sapevo, è bellissima. La abbraccio, la stringo, la bacio. Le accarezzo il viso, la guardo negli occhi. E la bacio, la bacio, la bacio. Sì, ma non posso mica andare avanti a baciarla tutta la notte. Calma, calma. Lei non si è ancora accorta di niente. Vedi quando si dice una donna meravigliosa? Una santa? Come sei bella. E lei? Sì, sì, ma fermati, non preoccuparti, non ti devi sforzare. Ai, aveva capito tutto la santa. Mi discosto sfiduciato in silenzio. Lei si rannicchia dolcemente con la testa appoggiata alla mia spalla e mi accarezza piano, quasi distrattamente. Sta cercando di aiutarmi. E ci riesce. Brava, ci sta riuscendo così. Miglioro, miglioro. Ora scende, sì, con grande delicatezza gioca con l'elastico delle mie mutande. Che fa? Me le toglie! Errore! Fine del miglioramento. In questi casi o uno sprofonda o fa dello spirito. È il mio genere. Sono belli gli amori spirituali, eh? Non si corre il rischio della volgarità. Genialità sprecata. Non è disposta a certe intuizioni. Mi fa solo... Spero non sia colpa mia. Lasciamoglielo credere, lasciamoglielo credere, che in fondo è vero, la colpa è anche sua. Non si dice in quel modo, voglio fare l'amore con te. Non è mica un annuncio economico, dai. E poi non ci si spoglia così, trac,
La colpa è sua, sì, è bellissima, ma la colpa è sua. Si è anche tutta profumata come una... Ecco, quest'idea della Troia mi piace. Più di quella della Santa. Perché non ci ho pensato prima? Ci sono dei pensieri che fanno effetto, sì. Sento che succede qualcosa, finalmente, finalmente. Questa volta me la prendo, sono sopra di lei. Sento affluire il sangue da tutte le parti. Affluire, affluire, affluire. Non da tutte le parti. Mi ritiro piano piano nel mio angolino. Sì, sì, lo so, l'unica cosa è non preoccuparsi, ma... A un certo punto si preoccupa lei, la santa. Bisogna distrarla. Non vuoi una sigaretta? È sempre così. Negli intervalli tra un tentativo e l'altro si fumano 3 pacchetti di sigarette. E si parla anche della Fininvest. Durante la conversazione lei strofina un po' il suo corpo contro il mio. Poi un po' di più. Io continuo con la standa. Mi sembra interessante. E che a furia di sfregarsi a un certo punto la santa ha una tale voglia di scopare che non si immaginerebbe neanche in uno scimmione. Ora letteralmente sopra di me, sono in sua balia, non mi dà tregua. Che faccio? Dovrebbero aspettare le donne, dovrebbero star lì buone, che poi magari tutto un tratto scatta e invece ti aiutano anche, cioè credono ad aiutarti e ti toccano. Ai maldestre, che faccio, che faccio? Cerco di facilitare la sua passione, che arrivi al massimo, faccio qualcosa con le mani, così alla rinfusa, con le ginocchia, mi agito, tocco, striscio, struccio, sgambetto, lei grida, morde, geme, si calma, si calma, si calma. Deve essere andata bene. Scivolo da sotto di lei sempre più furtivo. Lei resta immobile, a pancia in giù. Silenzio. Ho capito. È il momento della dolcezza. Le passo una mano fra i capelli e la guardo pieno di comprensione. Dorme come un sasso. L'ho distrutta.